Ma chi va questo? Va alla direzione, alla direzione. Alla direzione. Alla presidenza. Della protezione civile? Sì, della protezione civile. Ma chi, cioè, chi le prende? Non possiamo prendere, cioè, noi fisicamente qui in ufficio passi, non... No. Come? Questa non è la sede legale della protezione civile. Questa è una delle tre sedi del dipartimento. La sede. Però in generica io a chi la devo consegnare? Lei ha bisogno della firma, giusto? Eh? C'ha bisogno di una firma? Sì. Un timbro, una firma. Basta un timbro. Non c'è bisogno della firma, basta un timbro. Non serve la firma, basta un timbro di che usa. Protocollo. Protocollo, c'è. Non c'è, passa per un piano il protocollo. A via Ulpiano? Ulpiano, la piazza Cavour. Ah, via Ulpiano, certo. Questa è operativa. Vabbè. C'ha ragione. Se vuole venire? No, perché se lei c'ha bisogno di una... Un timbro. Un timbro che noi non possiamo mettere. Quindi questa è una sede, non è una sede centrale? Questa è quella operativa. Ah, è quella operativa, esatto. Certo, infatti non è, non è. Non c'è la precedenza, certamente. Ovvio. Buon lavoro. Arrivederci. Opa. No, devo uscire. Ah, sì. Questo è il primo tentativo di consegna della denuncia che noi abbiamo già presentato a suo tempo alla questa è una bellissima sede, vediamo, della protezione civile. Appunto, per dire che noi in questo momento stiamo cavalcando la tigre. Cavalcare la tigre significa che o controlli la situazione o la tigre ti scavalca e ti mangia. Per il momento chiudiamola qui. Qui siamo nei pressi del genio civile, come voi potete vedere, e stiamo cercando di entrare per consegnare la denuncia che abbiamo presentato contro chi gestisce illegittimamente e irregolarmente le scuole dei nostri bambini e dei nostri giovani, che sono tutte assolutamente fuori legge per quanto riguarda la sicurezza. Ecco, Orazio si sta dirigendo verso gli uffici. Questa è la camera di commercio. È di là. Questa borsa merci. Questa è la camera di commercio. È di là. Qui ci sono le bandiere. Questa Europa sicuramente è servita a qualcosa. A far prosperare le fabbriche di bandiere. Ricordo che c'era appunto la targa. Qui entriamo. Ecco. Buongiorno, dovremmo lasciare un protocollo, un documento. No, genio civile. Dov'è? Comunque potremmo anche consegnarla anche a lavori pubblici. Deve consegnare qui al protocollo dei lavori pubblici. Ah, ok. Perché il giro qui è oggi chiuso. Ah, ok. Questo se vuoi sono fatto in male da l'impiegato. Ah, ok. Anche se dai. Sì. Dove entro? Qua? Sì. Ti ricordo, ti un momento qua. Allora.
così? Sì. Bene, te lascio tutto, Se puoi vedere? Tu dici che ce la faccio? Vedete, metti qua. Ah, lo devo inserire? Ah, ecco. Ah, ecco, qui si inserisce. Quante serie? State facendo riprese? Questo rimane lì, no? No, lo devi riprendere. Ma c'è un protocollo solo o sono più protocolli? Siamo a Leur, come potete vedere da questo eccezionale grattacielo, non si sa che cazzo serve, quelle piattaforme che ci sono sopra non si sa che cosa servono, qui sono tutte cose che non si sa che cosa servono. In ogni caso siamo qui per consegnare a chi di dovere, cioè al Ministero della Salute, che noi chiamiamo Ministero della Corruzione, la nostra denuncia. Vediamo come va. E vediamo se ci rompono le scatole. A presto. Beh, qui siamo di fronte alla cittadella del potere. Lì abbiamo il Ministero della Sanità o della Salute, come lo volete chiamare, o della corruzione, o della corruzione meglio. Qui abbiamo il Ministero della Pubblica Istruzione con l'eliporto della pubblica istruzione. Quello è l'eliporto, quello che non riuscivi a capire che era. No, se fosse un vero eliporto, come capita all'estero, ci dovrebbe essere sempre fisso un elicottero, perché l'elicottero deve servire a certe cose. Mica è detto. Il provveditorato agli studi invece è quello lì, e là c'è qualche altra istituzione che adesso non mi ricordo. Questa è la cittadella del potere, che concentrerà tutto qua. Armati fino ai denti, certo. Con tutti i segnali d'allarme possibili, certo. Con tutte le guardie. Tanti, i ladri stanno dentro, i ladri sono dentro. Certo, gli armigeri a prezzolati a pagamento, che saranno l'Eurogen 4 o quello che cazzo vogliono, comunque una polizia privata. Ecco, in ogni caso, quindi non ci faranno entrare a far rappresentare le nostre istanze, i nostri desideri. In ogni caso noi intanto filmiamo di qui e ci mettiamo a riparo, perché è bene che ci mettiamo a riparo. A me non mi va che ci requisiscano la cinepresa, e quindi tu riprendi da lontano, certo. Tu riprendi da una ventina di metri, adesso vedrai che c'è lo spazio. Tu fai tienila più bassa, tienila così, come se tenessi un telefono. Capito? Sì. E qui ci giocano pure, vedi? Giorgio, lascia perdere. Va bene, facciamo vedere. Andiamo i minuti contati e tu ti metti a perdere tempo. Dai. Voglio fare vedere, vedi, ci giocano. È tardissimo. Ci giocano a zecchinetta lì. Per gli italiani non ti far vedere, no, che riprendi. Sì, vabbè, per gli italiani da bere, dappertutto, certo, anche dietro alle chiappe. Ci abbiamo i minuti contati, fine. Lo vuoi capire? Mato cazzi, cara.
qui che ci sta? Come scusi? Che c'è qui? Questo è un cantiere. Eh? Questo è un cantiere ancora. Ah sì, ma che ci deve venire? L'ufficio. Ah, l'ufficio. Si vede che riprende. Sì, buono. Tra l'altro su questa città metropolitana di Roma capitale abbiamo già molte cose da dire. Molte cose abbiamo detto. E altre ancora da dire, perché quando si scoperchia il coperchio del cesso o della latrina, come vuoi chiamarlo, tante cose diventeranno pubbliche, però il fatto che diventino pubbliche non cambia il quadro, che non ne frega un cazzo a nessuno. Se calcoliamo che i soldi che i cittadini hanno versato per i terremotati ancora non sono arrivati ai terremotati, e i terremotati se ne stanno zitti e buoni, pensiamo bene in che società noi viviamo, ci troviamo a vivere. Non ti far vedere come riprendi, tieni un po' basso. Allora? Non le prendono i documenti? Non ho fatto parlare con lui. No, no, lui, sto parlando con lui. Mi piacerebbe a me. Alle 2:30. Ah, alle 2:30. Che ora sono? Allora andare a casa. Stiamo facendo i postini e qui siamo alla sede di Città Metropolitana Roma Capitale, che lasciamo stare, sì, l'abbiamo già detto, lasciamo stare di prendere in considerazione, ma tanto per dirne un'altra, c'è un tizio che è responsabile del protocollo sia del provveditorato degli studi e sia del Ministero della Pubblica Istruzione. Questo costui è uscito a pranzo, è andato a magnà e torna alle 2:30, quindi noi siamo qui inchiodati per 1:15, perché non è che possiamo ritornare avanti e indietro. Ma io ne approfitto e vado al supermercato. Ciao. Che vai al supermercato. Qui c'è il Ministero della Pubblica Distrazione, dove andiamo a distrarre questi personaggi che sono già distratti per conto loro, e noi gli facciamo un'altra distrazione, posto che se possa fare. Adesso vengo. Venghino, venghino.
Eccoci, ci stiamo avvicinando, cari amici. Vi porteremo il messaggio ferale. Sì, sì, stai tranquillo. Non ruotano di qua. Ma stai tranquillo che non mi ruotano. A ruota non è né, l'hai detto tu, né dialettale né italiano a ruota. Allora devi dire rotano, rotano. Carrotano. Vedi quelli che... Allora, il Colosseo si chiama Anfiteatro Flavio. Certo. Il Colosseo era quello che stava a fianco, di cui i piedi stanno il Campidoglio. Prendete un foglio, scrivete alla radio a Campidoglio. 3,50 metri. Piedone lo sbirro. Ecco, stiamo entrando nelle oscure sale, nell'oscure sale. Istruzione o distruzione? Qua a sinistra subito? Sì, sì, ok. Proprio sul corso dell'ospedale, c'è una spada qui. Prego. Mi sembra... Mi manda Picone. Sì. Ricordi il film? Esatto. Questo Picone si rischia a trovare male. È quello che girava per Napoli. Lo ricordi? Cazzo! E era di coso, Di Nanni Loi? No. No? No, era di quello che collaborava con... con coso? Con... come cazzo si chiama? Quello che faceva la trasmissione... trasmissione a... Eccoci, entrati nelle oscure grotte. Siamo nel posto giusto, ufficio protocollo? Sì o no? Sì, ma documento? Sì, come no? Un attimo, un due. E dov'era l'ufficio del protocollo? Anche lei? Visto che va lui, ci vengo pure io, tanto per fargli compagnia. Allora, per le sacre sale. C'è qualcuno? Vabbè. È l'ufficio del protocollo? Una copia di una denuncia dei carabinieri. Non è che io dice regolamento. Sì, però non c'è,
il ministro, certo. Sì, esatto, esatto. Solo quello. Angelo, mettiamo il timbro e c'è scritto. Uno lo tenete voi e uno ce lo date a noi. Magari non stanno utilizzati, magari le scuole stanno in corso, non so, questo più o meno io mi immagino.
cioè io ragiono a pure darmi, però capito, cioè poi alla fine io adesso che faccio? Chiamo la segreteria del ministro e gli dico questa cosa, cioè o scendono loro oppure li accompagnano in loro, cioè, però è una situazione poco simpatica, perché queste cose qua purtroppo, cioè quando c'è la gente poi che insiste, cioè alla fine diventa fastidioso. Che però diciamo in seconda battuta viene citata forse, perché questa è una gestione diciamo di scelta prima politica, perché poi l'edilizia scolastica ovviamente è incisiva nella fase diciamo dei progetti che riguardano la scuola una volta che è stata individuata. Chiudo. Attraversato uno dei momenti più critici della nostra esistenza, cioè allora, no. Una facezia da nulla, sì, come la ricezione, esatto, di un plico postale portato a mano che ci vuole tre secondi, siamo riusciti a farlo durare oltre mezz'ora. Allora, mentre le scuole italiane sono fatiscenti e, come abbiamo noi documentato, non gliene frega un cazzo a nessuno, il fatto stesso invece di recepire e mettere un timbro su una pratica banalissima, anche perché nella facciata del documento che noi abbiamo presentato c'è proprio la denuncia stessa certificata dai carabinieri, ha gettato nel panico l'ufficio recezione. Allora, la considerazione è proprio questa. Tre telefonate, tre, addirittura sì, una anche addirittura alla segreteria particolare del ministro. Certamente, beh, meno male, così almeno l'ha preavvisata che gli abbiamo portato la denuncia. Certo. Posto che la sappia leggere. Perché non so, mi dicono che è andata a scuola e ha fatto le aste. Le aste le ha fatte. Ma dopo io non lo so. Le aste e le X. Sì, le X, le aste, le X. E poi mi hanno detto che sa fare di conto col pallottoliere, niente meno. Allora, la situazione è questa, non potrebbe essere diversamente, perché in un paese dove le scuole sono tenute in questa condizione, giustamente una banalissima pratica in un banalissimo ufficio getta nel panico l'ufficio stesso, è chiaro, no? Non no, dico perché, quando cade la scuola. Perché questo richiede assunzione di responsabilità, esatto, e questi signori non vogliono minimamente avere non sanno cos'è. Non sanno cos'è la responsabilità queste persone. Non lo sanno proprio, non riescono a capire. Capite? E siccome esiste questo, è evidente che le scuole italiane continueranno a vivere in questa situazione. In attesa del prossimo terremoto. Fai vedere. E in attesa. Questo è il mausoleo della cultura italiana, così si capisce bene come siamo andati a finire. Allora facciamo un piccolo commento. Allora, queste costruzioni furono fatte da Umberto, che comunque era un re. Allora, no, furono fatte appunto con lo scopo preciso, assieme a questa e quello dove oggi c'è la Cassazione, la Cassazione, sì, furono fatte con lo scopo preciso di creare qualcosa di imponente che preoccupasse le persone e creasse senso di rispetto, di timore, eccetera eccetera. Questa è la ragione di queste, io li metterei, queste persone li metterei nei sottocessi, nei ceppi. Al posto dei cessi, anche perché i grandi personaggi in una maniera o nell'altra, grandi scrittori eccetera, hanno sempre vissuto in stanzette strimizzite, piene di oggetti quinto piano, sporche eccetera. E con questo chiudiamo la nostra odissea fra i ministeri. Siamo partiti verso mezzogiorno, sono alle 11:15, sono le 4 e mezzo, e mezzo, e per oggi, cari amici, abbiamo finito. No, ce n'è ancora un altro? Tappa, sì, c'è un'altra tappa. Sì, a via Ulpiano, no? Ah, vuoi andare a via Ulpiano oggi? Andiamo a via Nomentana, ai lavori pubblici, via Nomentana numero 2. Lì, come facciamo? Vabbè.
L'idea è, sì, certo. Andiamo lì se si riesce e così vediamo se questi lavori pubblici sono in realtà pubblici o molto molto privati. In ogni caso, come voi potete vedere qui, certo, rivolgetevi alla Madonna, eccolo qui, qui ci sono, ecco. Gli ex voto. Ci sono gli ex voto, è l'unica cosa ricevuta, guarda. L'unica cosa che ci resta, cari amici, rivolgersi alla Madonna. Questo è il livello culturale che abbiamo noi. Esattamente. Il fatalismo. Esatto. Prima si chiamava Fato o la Dea Fortuna, adesso si chiama Madonna. Madonna. Bisogna ricordare che Iside era però anche la Madonna, era anche la tutelatrice della famiglia. Sì. Iside. Isis. Guarda, questi invece scappano, vedi? Li vedi? Scappano. È Picasso. È il grandissimo Picasso. Allora, noi potremmo anche scrivere così, ecco, vedi? Va bene. E qui completiamo la nostra odissea giornaliera. Siamo nei pressi. Mi manda Picone, sì. Oppure Orfeo Negro, sì. Oppure quell'altro che è? Gogol. No, era. Vabbè, sì, le anime morte di Gogol. Sì. Qui, via Alessandria, dove il sottoscritto ha fatto il liceo e le scuole medie. Qui, all'epoca era un'altra scuola. Siamo a Porta Pia. La piazza di Porta Pia. Queste sono le mura aureliane che gradualmente si disfanno. Esattamente. Che crollano sotto i nostri occhi. Hanno retto di fronte a 1500 anni. A migliaia di assedi, ma l'assedio. Non ultimo quello d'Alarico. Esattamente. Ma l'assedio dell'attuale burocrazia nazionale italiana è peggiore. Questi sono proprio dei. Mentecatti. Fai vedere Porta Pia. Eccola qui la Porta Pia, dove svettano le bandiere. Lì c'è il bersagliere che corre, continua a correre in una inutile rincorsa. Eccoci qua. Ricordiamoci sempre che a Porta Pia erano rimasti d'accordo che qualora avrebbero dovuto fare un fischio gli aprivano. Esattamente. Allora, però si sono capiti male. Allora sì, si sono capiti male. E ci sono stati 23 morti. Sì. E ebbe a capitarne un tenente colonnello dei bersaglieri. Che giornata, ragazzi. È una giornata di fine settembre, inizio ottobre. Le famose ottobrate romane. Ci inoltriamo. Non ti fa vedere che riprendi. Sì, sì. Adesso per il momento chiudo, dai. L'altro ieri ho detto, ma avete rotto il cazzo. Lelia se n'è andata. Leila se n'è andata. Ha capito, dice qui non è aria. Non è aria.
copia, copia. Copia della denuncia che abbiamo fatto. Riguarda la mancata osservanza delle norme antisismiche per palazzi costruiti quando già c'era. È contro il ministro, quindi qualunque sezione va bene. Cioè, basta un ufficio protocollo, pur che sia. No, no, questo è un problema giudiziario. È un problema giudiziario che però riguarda tutti, è per conoscenza qui, quindi non. Se vuole gliene do 6 di copie, per tutti, una per tutti gli uffici. Uno per tutti gli uffici protocollo e così che accontentiamo tutti. Come? Ah, perfetto. Ma guarda, non è l'unica. Mandarla in giro. Guarda, è da stamattina che siamo molto mestamente girando per tutte le varie istituzioni, vari ministeri che sono coinvolti in un modo o nell'altro coinvolti. Ministeri. Circa 80.000 edifici pubblici non a norma. Poi se io non pago la multa nel termine giusto, dopo il giorno dopo pago 3 volte tanto, magari mi mettono pure in galera adesso. E allora, se vuole noi assistiamo i perseguitati di Equitalia e delle banche. Se vuole, le do un volantino. Le do un volantino. Lì ci sono i nostri contatti anche. Noi siamo anche fra le altre associazioni che rappresentiamo Assoconsumatori, non so se l'ha sentita qualche volta. Quando c'è un problema, lei consideri che siamo riusciti a far condannare 867 direttori generali dell'ufficio delle entrate e a farli retrocedere, qualcuno pure a licenziare. Perché firmavano le cartelle esattoriali non avendo titolo, ha capito? Quindi circa due terzi delle cartelle esattoriali che sono state emanate in questi anni sono nulle. No, non annullabili, nulle. Perché firmate sono da uno che non c'ha titolo per stare in giudizio. Non può stare in giudizio, quindi tu mi porti in procedimento ma hai perso sempre, perché non puoi stare in giudizio. Ha capito? Questo hanno fatto i nostri cari governanti, fra tutte le altre immondizie che psicologiche, culturali, morali. Com'è? Lei sta qui e se ne sarà resa conto. Cioè, avere, senza offesa per chi non è, senza nessuna offesa verso nessuno, in particolare chi non ha avuto modo di studiare, ma si può avere un ministro che ha fatto la terza media e poi un corso professionale, secondo lei? Con le capacità che dimostra di avere, oltretutto, uno pure può pure aver. C'era mia madre che ha fatto la seconda elementare, però era un genio. Nel suo mestiere era un genio. No, brava, era un genio. Perché non aveva avuto la possibilità di seguire un corso di studi regolare, ma aveva un cervello che l'aveva sempre fatto funzionare, capito? E qui invece siamo nel paradosso che c'è gente che sta lì appositamente, non è che sta lì per caso, sta lì perché ha la funzione di essere manovrata. Questo è il concetto. L'avrà visto, no?
è inutile che faccio nomi, potrei anche farli ma si capisce bene, insomma. Allora, in questo ministero è venuto un funzionario il quale ci ha garantito che avrebbe dato la copia di questa nostra denuncia al sottosegretario o quello, al ministro o quello che sia. Allora io gli ho detto, guardi, a noi non ce ne frega niente, tanto la denuncia gli arriva comunque, però gli arriva per le mani dei carabinieri, della Guardia di Finanza e da parte della Procura della Repubblica. Quindi noi l'abbiamo fatto per rendervi edotto che abbiamo presentato sta cosa e voi fate un po' quello che ritenete di dover fare, no? No, questo per dire che da stamattina alle 11 che stiamo facendo il giro dei ministeri e tutti, come noi diciamo che abbiamo depositato una querela contro il ministro, diventano istrici, drizzano i capelli come un istrice. Non sanno cosa devono fare, No, vanno nel pallone più totale, proprio non nel pallone, proprio nella follia, diciamo nella confusione, marasma proprio psicotico. Esattamente. Quindi questo per dire insomma che c'è una situazione di inabilità, incapacità, insostenibilità del sistema, in congruenza del sistema, incompatibilità del mancanza sistema con formazione dei dipendenti. No, mancanza di un protocollo di predisposto per tutte le eventualità che si possono verificare, in modo che il dipendente non debba ogni volta: oddio, che cazzo è successo? Adesso chiamo il ministro in persona. A questo punto siamo. Certamente. Quindi questo per dire che... Mentre le scuole sono fatiscenti e basta una schicchera che cascano... 130 scuole costruite prima del 1800. Esattamente. Non 1890, 1799. E almeno loro le costruivano, cazzarola. La cultura c'era all'epoca. Ebbene, bersagliere, che guardi in su, io ero come tu. Bello. Andiamo. Vedi, porta via, la aprono solo quando, vediamo se lo sai. Il 20 settembre. Esatto, il 20 settembre. Allora ricordiamo qui, per l'ennesima volta, le inversioni della storia, che Porta Pia era il simbolo della massoneria. Se non che cosa è successo? Durante l'amministrazione comunale di tale... Che ne so? Il sindaco Rutella. Ma no, che Rutella? Rutella. Sì. Da Argano. No, ma che Argano? Sì. Molto dopo, un giovinastro di belle speranze. Vabbè. Quando? Poche consigliature fa. Alemanno. Alemanno, bravo. Non mi veniva il nome. Durante l'amministrazione di Alemanno, a festeggiare il 20 settembre, intanto andiamo. Il 20 settembre ci venne un cardinale. Il cardinale, vedete come fanno i cardinali? Cambiano le carte in tavola. E per quell'occasione non fu invitato il Grande Oriente d'Italia. Quindi l'Italia è questa qui, cari amici. Dove comanda il prete? Il Grande Oriente se ne è ricordato. Il Grande Oriente che Alemanno è a spasso. Esatto. Mentre tutti gli altri decadono da una carica e si insediano in un'altra, come per esempio Storace, tanto per dirne uno, che da sindaco è diventato consigliere, poi è diventato anche vice ministro. No, è diventato anche ministro della salute. Certo. E in quella veste acquistò. Ecco, quella è la vera ragione per cui non ci sono andati molto pesanti sulla questione dei vaccini, come invece noi ci aspettavamo, perché c'è stato un momento in cui il buon Storace lo fecero ministro per acquistare certi vaccini che sennò altri non avrebbero acquistato. Quindi noi ce lo ricordiamo bene. Ecco perché lui è sempre sull'onda, sempre sulla cresta dell'onda. E quando va a votare qualcosa, guarda bene di votare lui, ma di votare in modo che lui risulta che vota in una certa maniera. Ma comunque vincono gli altri. Ok? E quindi lui, poverino, ce l'ha messa tutta, è riuscito da esattamente solo. Esattamente, lui ce la mette sempre tutta. Vabbè, chiudo? Sì. Sempre so long. Sempre. Sempre.
pensavo che fosse un'impresa ardua stamattina quando siamo partiti, ma non pensavo che fosse un'impresa impossibile. Allora, praticamente siamo... dovevamo consegnare 9 o 10 diciamo notifiche. No, non ne abbiamo notifiche, consegnate, quante abbiamo consegnate? 3? No, abbiamo consegnate, tutte quelle dove siamo andati abbiamo consegnate. Quante? 3? Meno questa. Quante? 3? Di più. 4 forse. O 3 o 4. Su 9 che avevamo preventivato che dovevamo fare. Gli altri, le altre... se escludi queste, le altre in un modo o nell'altro le abbiamo allora, consegnate. Le altre le notifichiamo al messaggero, al corriere e al tempo. Esattamente, esattamente. E adesso se ci andiamo forse... No, dai. Adesso no. No. Allora, no, l'unica, allora ripeti dove siamo qui adesso. Qui siamo al Ministero delle Lavori Pubblici ed Infrastrutture. Esattamente. Allora. Che è una, diciamo, filiale, diciamo, o comunque una dépendance del più ampio Ministero delle Infrastrutture. Ecco, io negli anni 90 venivo qui, e lo diciamo, perché qui c'è l'ufficio della Tevere. No, dell'autorità dell'Alto Tevere, sì. Dove anche io qualche volta venivo. Del tutto inconscio che tu venivi qua per altri ma negli anni 90 in ogni caso, e perché all'epoca mi interessavo sul vasto 80. Problema della navigabilità del Tevere, tendiamoci bene, non perché il Tevere non sia navigabile, infatti è navigabilissimo, ma perché io ero interessato che ci fosse una linea di trasporti che avrebbe risolto moltissimo come gli studi che erano stati fatti all'epoca, il traffico romano, e basterebbe che qualcuno ci ragionasse per capire subito che partendo da Roma Nord con 3 o 4 fermate si arriva nel centro attraverso il Tevere, e ci veniva appunto per questa ragione. Ovviamente non se ne fa niente in questo caos generale che è la società italiana, ma la cosa che mi interessa sottolineare maggiormente è che ogni ministero c'è il suo comportamento, non c'è qualcosa di uniforme, di legale e di ufficiale. Di sequenziale. Sì, niente. Di organico. Ogni ministero c'è il suo e c'ha una sorta di uscieri, di accettatori, di visitatori o che sia, che entrano nel panico ogni volta che gli si dice di fare qualcosa. Dopodiché, cari signori, per questa sera penso che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, almeno il nostro dovere, che non era la notifica diretta di un qualcosa, ma per conoscenza, perché la notifica l'abbiamo già fatta ai carabinieri. E lo riceveranno direttamente. E lo riceveranno ovviamente direttamente alla Procura della Repubblica.